L'avete visto anche nella nostra pubblicità. Nella giornata speciale di oggi del compleanno di TV 2000, noi vogliamo festeggiarla anche insieme a degli amici. Ci spostiamo verso il centro dello studio per dare il buongiorno e il benvenuto a Di Buon Mattino a Valentina Perniciano. Buongiorno Valentina e grazie per essere con noi stamattina. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Buongiorno Valentina. Allora, noi ci accomodiamo perché alcune storie necessita di essere seduti, tranquilli, insomma, e di raccontarle per bene, perché raccontare la storia tua è raccontare la storia di Sirio, del piccolo Sirio nato nel 2013. Abbiamo intravisto prima nelle foto che passavano stamattina, quando abbiamo raccontato il menù della giornata, il volto di Sirio, il volto luminoso di tuo figlio. E per raccontare la vostra storia ripartiamo da chi è Sirio. Allora, Sirio è un bambino attualmente di 9 anni che si sta svegliando per andare a scuola un po' in ritardo, quindi un bambino come gli altri che sta andando a una normale giornata di quarta elementare. Un bambino che però dopo essere nato sano ha avuto un arresto cardiaco, quella che normalmente chiamiamo una morte in culla, che noi genitori siamo riusciti a riprendere per i capelli, per il rotto della cuffia, e quindi poi un bimbo ristabilizzato in una terapia intensiva e dichiarato uno stato vegetativo. Era quello, diciamo, il futuro che ci avevano preventivato i medici che per primi hanno salvato la sua vita, un futuro insomma non cosciente e non presente, che invece lui ha ribaltato passo passo, all'inizio in una neuroriabilitazione dove siamo rimasti per un anno e poi insomma inserendosi e cominciando a essere parte della società malgrado i suoi bisogni più che complessi. Insomma, è un bimbo tracheostomizzato, è un bimbo con una gastrostomia, insomma con una disabilità estremamente complessa che colpisce più punti del suo corpo, e malgrado questo insomma riesce, cioè cerca con gli aiuti che siamo riusciti ad ottenere, con le figure specifiche adatte, a far parte della società ed essere parte attiva della sua vita come prima cosa. Valentina, tra poco capiremo anche come ci siete arrivati, quello che significa per voi essere non solo genitori ma anche infermieri talvolta, però tu l'hai detto e nel libro viene anche raccontato bene, Sirio nasce in una, diciamo, uno stato di normalità, ecco, poi dopo qualche giorno avviene questa morte in culla, come viene definita appunto. C'è un momento specifico in cui tutto sembra andare veramente storto, cioè la corsa in ospedale, il fatto che la macchina che non vi abbia mai abbandonato proprio quel giorno decide di fermarsi, i secondi che sembrano, immagino, infiniti, e soprattutto quello che tu dici è: io l'ho avuto a casa per 8 giorni, 8 giorni di normale felicità, della felicità di una mamma che porta a casa un bimbo, e ancora me la ricordo quella felicità, come ricordo al contempo quegli attimi in macchina in cui andavamo in ospedale. Certo, è cambiato tutto da quel momento, il concetto di felicità l'abbiamo completamente dovuto riscrivere. Sirio era un bimbo nato prematuro che aveva passato i suoi primi 40 giorni in ospedale, quindi avevamo faticato questo ritorno a casa di un bimbo sano che doveva solo crescere, che aveva insomma che aveva un fratello a casa che lo aspettava da tempo, e quindi è stata una serenità familiare tanto attesa che ovviamente è stata sventrata in pochi secondi che sono durati anni, nel senso che poi è stata una situazione che ci sono insomma che è ancora estremamente complessa, che lo sarà per sempre. Quel giorno ha cambiato per sempre le nostre vite, ha cambiato soprattutto la vita di Sirio insomma, e la sua possibilità di essere libero nel mondo. Sirio ha bisogno di aiuti specifici e professionali per ogni sua funzione vitale, malgrado la sua autonomia innata e il suo carattere forte. Comunque appunto le prime battaglie che abbiamo fatto sono state proprio quelle per l'assistenza domiciliare, l'assistenza infermieristica, per riuscire anche ad alleggerire un carico di lavoro immenso che è dato solo ed esclusivamente ai caregiver, che ovviamente non, cioè quindi a noi genitori, a coloro che no, danno assistenza continuativa H24 a un familiare di primo grado, ecco, un qualcosa di insostenibile per anni in situazioni complesse come le nostre. Quindi ovviamente le prime battaglie per l'autonomia di Sirio sono state le battaglie per avere le figure giuste, quelle che poi crescendo come persone e come fondazione, come Tetrabondi, no, abbiamo cercato di rendere universali, no, di rendere battaglie che tutti conoscano, come si devono conoscere i bisogni di questi bambini, per avere più dimestichezza nell'averli a fianco, per non rimanere spaventati dalla complessità delle vite diverse da
al normale, soprattutto per avere una società che riesce a garantire la possibilità di essere autonomi, malgrado il bisogno di aiuto. Sirio, come vedete da queste immagini, si destreggia nella lettura, nella scrittura, nei rapporti con le altre persone. È ovvio che c'è un lavoro immenso dietro, è un lavoro immenso che non può essere fatto solo dalla famiglia, perché non ce la fa, perché sarebbe parziale, perché nessuno di noi ha gli strumenti per diventare tutte le cose che si deve diventare per riuscire ad affiancare queste vite, quindi infermieri, rianimatori, logopedisti. Noi caregiver diventiamo tante cose che non sappiamo essere, e malgrado lo facciamo abbastanza bene, e che abbiamo appunto bisogno di essere affiancati. Loro hanno bisogno di avere le figure adatte anche per staccarsi da noi genitori. Qui lo vedete in una recita a scuola, insomma, per essere parte della loro vita, della loro società. Sirio attualmente, insomma, da qualche anno comunica con la lingua dei segni, sta imparando la lingua dei segni. Qui vedete uno spettacolo scolastico dove anche i suoi altri compagni parlano la stessa lingua, stanno imparando la lingua dei segni. Quello che conta nella disabilità complessa è avere una comunità intorno parlante, avere una comunità intorno capace di capire quali sono i bisogni, di relazionarci. È inutile imparare una lingua dei segni se non c'è una comunità con cui parlarla, no? E quindi quello stiamo cercando di costruire con il sogno dei tetrabondi, con la storia di Sirio, con, diciamo, l'essere diventati pubblici, no? E quindi aver raccontato sui social la nostra storia. Ecco, a questo proposito, Valentina, voglio fare vedere tessuto. Questa che possiamo vedere è proprio la pagina Instagram Tetrabondi, dove si può vedere appunto Sirio e i Tetrabondi. Mi chiamo Sirio Pessichetti, sono un bambino con una diagnosi di tetraparese che prova a conquistare comunque la libertà. E in questa pagina, non so se riusciamo a vederla grazie all'aiuto della regia, eccola qua, è possibile vedere ciò che avete scelto di rendere pubblico, di rendere partecipato, perché è proprio anche una scelta quella della condivisione in rete delle esperienze che come Tetrabondi e come possibilità appunto di condivisione avete trovato un canale che vi ha, non solo vi ha reso, ha dato ad altre persone la possibilità di vedere che cosa accadeva nella vostra vita, ma ha anche, come dire, dato se non speranza ma una maggiore condivisione di tutto questo. Certo, diciamo che la scelta iniziava un po' per gioco, un po' per insomma compiere una piccola battaglia di presenza, dire ci siamo anche noi, quelli storti, quelli che sbavano, quelli sbilenchi, no? Quelli che affrontano la loro vita con infiniti bisogni e con lo stesso però diritto di essere felici, di costruire la propria felicità. Quindi questo gioco e la risposta che poi c'è stata nel nostro iniziare in questo racconto ci ha fatto capire che c'era proprio necessità di raccontare la disabilità con altre parole, un po' più irriverenti, un po' più dirette, abbattendo un po' quel pietismo e quella retorica che non aiuta i bambini con disabilità, non aiutano i genitori a uscire da meccanismi di segregazione, no? Di totale annullamento nella cura di una persona. Noi vogliamo riconquistare le strade, rifar capire alla società come è un bisogno collettivo quello di conoscere le vulnerabilità, e l'unico modo per superare, no? Per riuscire a entrare in un tessuto relazionale e sociale è quello di mescolarsi, è quello di, no, far conoscere i bisogni, permettere finalmente dopo secoli di togliere le paure, togliere, no, quello che ha sempre fatto nascondere i corpi non conformi, e non parliamo delle menti non conformi, no? Tenerli sempre lontani, fuori dalle mura della città. Ecco, noi con il sogno dei Tetrabondi vogliamo fare il contrario, creare un piccolo esercito sbilenco che invece si riappropri delle strade, dell'idea che tutti sono felici, tutti hanno il diritto di essere felici, tutti messi nelle condizioni di essere loro stessi, di scegliere la loro vita, possono costruire la loro felicità, a prescindere dalle loro competenze fisiche, motorie e mentali, no? Quindi è una battaglia di diritti che abbiamo deciso di appunto costruire da una storia personale per trasformarla in una storia politica, tra virgolette, in un percorso collettivo che costruisca cambiamento. Quindi la fondazione nasce con questa idea un po' romantica, insomma, di costruire veramente un mondo di tutti incapace a segregare. La segregazione purtroppo è una parola che fa parte della vita dei caregiver, della vita delle disabilità complesse, si va sempre più a sparire dalla società. C'è solo la scuola che accoglie questi nostri figli, non vengono mai immaginati come adulti, come uomini, come persone che dovranno
no, a far parte di tutte le fasi della vita, hanno il diritto di crescere, di non essere visti solo come questi bimbetti speciali che retoricamente accarezziamo sulla testa e poi da adulti non vediamo più. Ecco, io Valentina, spero che il mondo sia anche di questo. Dimmi. Arriva anche alla nascita di questo libro, che è appunto Ognuno ride a modo suo, storia di un bambino irriverente e sbilenco, che è proprio il vostro libro. Io lo dico vostro, anche se ovviamente la firma è tua, tra l'altro con la copertina di Zero Calcare e con tutto l'aiuto, immagino, della Fondazione Tetrabondi, proprio per dare la possibilità a tutti, a chi non è sui social, a chi invece lo vive quotidianamente, a chiunque, di accedere alla storia di Sirio, e non solo di Sirio, perché poi c'è anche Nilo, c'è anche tuo marito, ci siete veramente tutti raccontati in questo libro. Ci siamo tutti, ci sono i tanti altri bambini, famiglie che abbiamo incontrato, è una storia corale, è una storia che racconta la neuroriabilitazione, questo mondo che noi abbiamo soprannominato il mondo dei geppetti, questi falegnami che da tronchi, che cercano di trasformare da tronchi di legno immobili dei bambini, loro li vedono già. Quindi anche il raccontare questi mondi sconosciuti che spesso si incontrano solo in momenti drammatici e invece sono una grande porta per aprire la conoscenza sui bisogni, no? Sulla bellezza dei bisogni e il diritto ad esprimere, no? Le proprie necessità e avere una risposta sociale, collettiva. Quindi sicuramente il libro è un modo per uscire dai social, come lo è stata la Fondazione Tetrabondi, per cercare un po' di spersonalizzare da Sirio, no? L'attenzione e renderla corale, collettiva, far capire che insomma questo bimbetto disegnato da Zero Calcare è uno dei tanti che ha bisogno di riprendersi le strade. Insomma, cerchiamo di raccontare sempre meno Sirio e raccontare la banda dei Tetrabondi, che è tanta, è storta, è sconosciuta, è chiusa in casa e spesso non accede neanche a scuola perché non ci sono le figure adatte e quindi invece ha necessità di riconquistare il diritto di essere in mezzo agli altri. Valentina, allora grazie per esserti svegliata a quest'ora del mattino e per averci aperto il mondo di Sirio e dei Tetrabondi. Grazie per essere stata con noi, un saluto naturalmente a voi e a Sirio e a Nilo. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Presto. Buona giornata. Ciao Valentina, buona giornata. Buona giornata a voi.